L'assassinio è stato commesso probabilmente 48 ore prima del ritrovamento del corpo, che è avvenuto il mercoledì 5 aprile nelle campagne di San Giorgio, nella zona di Pombia. La vittima è Matteo Mendola, aveva 33 anni, abitava a Busto Arsizio. Aveva dei precedenti con le forze dell'ordine. La dinamica che abbiamo ricostruito, anche grazie alle informazioni che ci hanno passato gli inquirenti, fa pensare a una vera e propria esecuzione. Matteo Mendola è stato portato nella zona di San Giorgio ed è È stato probabilmente pestato e sul suo corpo sono presenti segni di ferite di arma da fuoco, probabilmente due colpi di pistola al petto. La zona è una zona molto isolata, nella quale già in passato sono avvenuti insomma, dei ritrovamenti di corpi. Di persone che si sono suicidate piuttosto che di altri casi di cronaca nera. Il primo fra tutti, qualche anno fa, il ritrovamento del cadavere di Simona Melchionda, la ragazza oleggese che fu uccisa dal suo fidanzato e poi gettata nel Ticino. Gli inquirenti stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell'omicidio di Matteo Mendola e non è esclusa ancora nessuna ipotesi, anche quella della presenza della malavita organizzata dietro a questo omicidio.